Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma vedi, se ne è parlato in questo weekend, no? L'attacco, l'attentato di Nomitardo, sul quale ancora ci sono diverse ombre, al ponte di Crimea, al ponte di Kerch, è stato un attacco che ha colpito una grande infrastruttura strategica di valore civile, economico e militare, che però è russa, anche se unisce la Crimea, che i russi hanno annesso e nessuno se la... la riconosce e, sì. E questo comporta inevitabilmente una rappresaglia che va a colpire infrastrutture civili a uso civile, comunque strategiche, che non vuol dire palazzi, ma vuol dire ad esempio centrali elettriche. In molte regioni dell'Ucraina in queste ore non c'è più corrente elettrica. Un rapporto del governo ucraino fino a qualche giorno fa diceva che in Ucraina 700.000 persone vivono senza energia elettrica a causa della guerra e quasi altrettante senza gas. Probabilmente una risposta di rappresaglia russa proverà ad ampliare il numero, quindi ad ampliare il disagio della popolazione, colpendo, non credo, obiettivi indiscriminati civili, se non perché vengono usati a scopo militare, ma infrastrutture, centrali elettriche. E l'attacco a Kiev di oggi, in realtà, sulla strada importante, la Volodymyrska, ha mirato, forse ha colpito, il quartier generale dell'SBU, dei servizi sì. segreti ucraini, che Putin l'ha detto ieri sera, ma lo hanno ammesso anche molte fonti anonime degli stessi servizi segreti ucraini, parlando anche col New York Times ieri, sono stati quelli che hanno organizzato il sabotaggio al ponte, così come sono stati responsabili quei gruppi di sabotatori di altri attacchi contro obiettivi russi in Crimea negli ultimi mesi, a una base aerea, a depositi di munizioni. E quindi questo attacco al quartiere generale dell'SBU, lì vicino c'è anche uno dei diversi uffici del presidente Zelensky, mostra sicuramente la volontà, a mio parere, di Mosca di andare a colpire l'organismo istituzionale ucraino responsabile dell'attacco al ponte. Un attacco, e poi concludo, che ha un valore simbolico e politico perché è avvenuto nel giorno del compleanno di Putin, quindi certo, è chiaro che anni, aveva un sì. significato del genere, ovviamente. Ha un valore economico perché su quel doppio ponte ferroviario e stradale transita buona parte delle merci che devono andare in Crimea e al contrario in Russia, nella zona verso la penisola di Taman, e poi c'è anche un valore militare perché i rifornimenti che la Russia manda alle truppe impegnate sul fronte di Kherson e credo presto anche su quello della provincia di Zaporizhia, perché lì fonti russe parlano di almeno 5.000 militari, addirittura contractor polacchi, e non ne parliamo mai, ma in queste ultime offensive ucraine c'è un grosso ruolo di contractor, qualcuno ovviamente li chiama mercenari in termini dispregiativi, ma insomma, diciamo personale militare straniero preparato, specializzato, che combatte al fianco di un esercito. In questo caso polacchi, britannici e americani sono arrivati in numeri considerevoli ad affiancare le truppe di Kiev, indossando anche le uniformi dell'esercito di Kiev, nelle operazioni a Kharkiv, e oggi si parla di una possibile offensiva a Zaporizhia, che avrebbe l'obiettivo di puntare verso Melitopol, verso il porto di Berdyansk, e quindi di tagliare, e poi concludo davvero, quella continuità geografica fra il Donbass e la Crimea, che è stato uno degli obiettivi prioritari delle prime fasi dell'offensiva russa, che appunto con la conquista di Mariupol e di quella regione ha unito geograficamente il Donbass con la Crimea, anche se quella strada è più lunga di quella che per i rifornimenti di quella che si percorre invece attraversando il ponte sullo stretto sì. di Kerch, che peraltro è in gran parte stato ripristinato per il traffico sia ferroviario che stradale, anche se con qualche disagio perché due campate stradali sono finite in mare. Sì, allora grazie intanto.